Okay. Se tu avrei sentito storie, leggende di quel torneo. Torneo Jesolo, in cui boh, c'erano un po' tutti. C'era una Link top 3 in Italia, General Mirko. Io, Cartina che è venuto apposta. Era una festa quel torneo lì. Però mi sa che non hanno mai giocato. Ma di quel torneo lì si può dire che Cartina aveva perso in questo matchup contro il GOAT Togodogo. Togodogo. Togodogo batte Cartina in questo matchup. Bello iniziato. Mamma mia, che brutte roll che fa Marco Capelli. Fio, io non ce la faccio. Odio vederlo giocare. Ecco, la cosa che non mi manca per un cazzo di Smash 4 è quanto era un broken le roll. Sì. Ma per un cazzo. Ma proprio, mamma mia, che orrore. Io l'ho uso come movement option con Luigi. Ma per forza, ma per tanti personaggi, guarda, la movement option migliore. Per Sheik, Diddy Kong, Rosalina. E facilmente la movement option migliore. Cioè, velocissima, Rosalina sparisce pure, ma di che parliamo? Madonna, è vero. Già, okay. Miglior mossa del gioco. Probabilmente zero counterplay. Se no, fai fuori Luma. Wefted che non lo fa fuori. Bravo, Marco! Grande! Pregato dalla piatta che si muove. Boom. A me Luma è andato. Mi sa che era 14 secondi. È che trova stock, siamo even. Come è tornato? Bella reaction lì di Cartina. Che legge l'approccio del landing aggressivo di Marco. Quell'auto cancel. Quel down air. Mamma mia. Eccolo qui. Eccolo lì, il poco stick. Era un crimine questa mossa. Un pochino. Io spero che Marco non si prenda l'altro, dir fuori il limite a caso, perché non è motivo. Spero se lo ricordi. Oh! Ok. La cosa che io odio di Cartina, che atterra sempre con down air, a me fa impazzire. Mi fa impazzire sempre. Faccio, prego, adesso in sto set facci caso, perché è terribile. Ogni volta lui è in aria, atterra con Dair, sempre. Lo stick, back roll, tutto giusto. Sì. Addirittura, un po' too much, Martino, eh. Sai quella far da shot attack contro lui. Ciao, ok, quasi. Dai fuori Luma. Ai ai ai. Qui dischio gigante. Ce la fa tornare. Clutch. Bellissimo, down smash. That's my goat. That's my goat. E tu mi ricordo un video che vidi a fine 4 che se fai DI alta al primo hit del down smash forse non connetti. Eh sì, specie con floaty, è vero. Vero, è vero. Cosa che non funziona su Alchem perché non manda in tumble, se ricordo bene. Esatto, sì, lì effettivamente la mossa funziona molto. Penso abbia relativamente meno knockback su Ultimate, però è più funzionale come mossa. Cioè, comunque le recovery su Ultimate sono molto meno forti, ma andare a quell'angolo... Molesto, sì. Il cloud ha funzionato, ha deliberato. Sì, insomma, che ha cagato un po' fuori dal vaso con la prima stock, perché rischiava di finire veramente male. Però è andato bene, è andato bene. Sì, penso a questo punto resterà cloud e credo anche Cartina non cambierà personaggio. 3, 2, 1, stage 3. Mamma mia, quanto logico! Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Che meglio. Bella la DI. DI, bella di Mark lì, che fa DI away sulla backdoor, altrimenti avrebbe convertito in fair. Sì. Ecco, quando ti dico che questo è il matchup che ho studiato più di tutti ai tempi, cioè è una roba veramente malata. Cioè, sai cosa ha fatto adesso Cartina? Ha fatto dash back, dash in, dash attack. Se io adesso ti apro le note che avevo contro Cartina di Icarus 4, c'è scritto letteralmente quello. E ti dirò di più, adesso te le apro davvero e te lo faccio vedere. Cristo Dio. Cartina. Oh mio Dio. Dash dancing, dash attack in neutral. Oh mio Dio, cioè, mi confermo che è così. Dio mio, bello, empty hop e stock. Fortissimo limit cross da questo gioco. Ma quanto è morto un pezzo. Era un po' qualcosa, tra l'altro. Era qualcosa.
Uno Gemma ha dato un jump. Rischia lo shield break lì, Marco. Ui. Tra il double jump, morto. Non so, secondo me ha fatto apposta a non fare AB verso il basso. Ha fatto apposta a non fare AB verso il basso, però meritava farlo in realtà. L'auto cancel è fortissimo quel down air. Boom. Dimmi che uccide, cioè finish in touch. Ah, ah. È morto, è morto. Bro! Contro il vento, contro la tempesta, ma è tornato lo stesso. Wow. Ma mi ha fatto pure qui, cioè... Wow, vabbè, lasciamo perdere. Penso sia più scarso il limit a B in Ultimate, sai? No. Secondo me era morto in Ultimate lì. Qui? Che è morto. Salva, cartina! Ma va? Che cosa in tutte le sour strane. Downer, sour downer, che non manda nessuna parte. Sembrava tipo l'FTT di Luigi su Mili. È Brawl, quello roll, basso. È roll. Sì, 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 capisco, intendi. Quel basso non fa niente. Tra l'altro mi sa che il Fair di Cloud è più veloce in sto gioco. Sì, sì. Tanto mi ricordo che aveva tipo un hit cancel Fair di Cloud. Sì, quello è un po' tutte le mosse. Oh, un po' tutte le mosse. Con mosse che avevano tanto hit stun era più evidente. Però sì, la maggior parte delle mosse aveva hit cancel. Cioè che se atterravi... Lì rischio enorme. Se atterravi nel frame giusto. Oddio. Morto. Salvo. Morto. Ci sta, ci sta. Atterrando con il momento giusto. Nel momento in cui contenevi l'hitbox, atterrando in quel momento lì, riuscivi ad atterrare senza landing lag. Il cancel, appunto. È una tag estremamente di nicchia. Però sì, ovviamente. Ovviamente col fair è molto funzionale. Tutti e due game molto close, devo dire. Sì, no, tutti e due close, tutti e due close. Un po' buttato, secondo me, questo game 2 da parte di Mark. Sì. Voglio vedere più short up per annunciare. Sì, ma anche come combo break, onestamente. Cioè, vero. Fa un urbox shift fuori di testa. Reset, dici? No, la pair. Qua, può essere, può essere. Non mi ricordo se 7 o 5, credo 7. Io ho già tra 7 e 6, quindi ho trovato una buona. Porto l'uma, sì. Riguardando queste interazioni close range fra le spot dodge, posso capire perché abbiano messo l'attack cancel su Ultimate? No, io non lo posso capire, tuttora la cosa che ho detto di Ultimate. È una meccanica, cioè, che è molto sbilanciata fra i personaggi. Ci sono PG tipo Snake che ha un reward più grande, per forza. Cioè, Palutena ad esempio, cioè, cosa fa? Up tilt e basta. L'unico tool che ha per... Che frame 17 tipo? Frame 8, up tilt. 8? Oh. Sì, 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 no, up tilt è molto veloce. Attenzione qui, rischio cringe. Ah, riuscite a prendere l'auto, c'è bel mashing. Cioè, abbiamo sentito da qua il mashing di Mark. Landing down air di Martina, ma non ce lo aspettavamo. Smash trovo stock. Assurdo il dash attack che batte tutto. Landing down air di Cartina di nuovo. Ci posso credere. Brutto culo lì di Mark che non si fa colpire da Luma. Lo scudo piange. Electro, esce, che incredibile di Mark. Ci sono proprio due pammel, 140. Sì. Aia, brutto sito. È guarda facile questo. Ed è comunque riuscito a sbagliare. Mamma mia, è vero, io avevo dimenticato. Che ridere che non connette la track. Ho dimenticato che Jab Jab Nair era una kill confirm. Oddio. Con Luma. Con Luma era una kill confirm. Luma Nair prima 3. Ok. Che è bloccatissimo, eh. Mamma mia, che personaggio. Throw. Vivo, vivo. No. Lì rischio di Mark, infatti. Non è di Luma. Forte su 4, ma ancora forte su altri. Brutto sito questo. Landing down e ricartina. 2 per i fan. Boom, okay. Dash attack. Bravo, Marco. Yes, my man. Vorrei vedere down tilt all'edge dove ci sta recovery di Cloud. Vero. Landing downer! Electro! Sage! Down tilt! Ci prova, mi sa che mi ha sentito! No. Scendi, scendi, rischio, rischio, scendi, scendi! Io vado, che paura!
c'è il gol di Rosalina su questo gioco. La per migliore del gioco. Sì, i due a per migliore del gioco, 1-1-2, sì. Questi sì. Qui. Oddio, Bayonetta. Vabbè, tre a per migliore del gioco. Via, sì. Stock. Game 3 va a Mapiz. Ma quello è Galeon. Altra storica figura del 4 che ci ha lasciato con Ultimate. Il GOAT dei TO. Grande, Giorgio, mamma mia. 2-1. Counter pick di Cartina. Ban di Mark. Boh, ban saranno, io direi, Talent City. Chiaro, ci sta. Talent City oppure sa che Cartina un formaggione potrebbe aver paura di Lylat. Perché a me è counter pickato su Lylat prima, il bastard. Il gank ho buttato di cui parlavo. Che ridere. Però leggermente i PTSD di quello stage. Ho visto talmente tante di quelle schifezze, quella roba. E infatti l'ha counterpiccato ed è morto a 20 perché ha sbagliato la recovery sotto l'Highlight. Per dire. Lucina? Sta Lucina, me la ricordo. Ho dei ricordi di Weekly Online contro Cartina che prende Lucina e funziona. Il personaggio alla fine è molto facile. Fa il suo. Mi piace molto questo colore. Questo... Sì, non c'è in altri questo colore, sì. È vero, è diverso. Che attenzione. Rischio lì di Mark. Bel nero. Bel nero della vita di Cartina quello lì, era molto bello. Bravo, paziente Marco che rispetta il poco hitstand di sto gioco. E non overextende. Bello nero. Una cosa che si vede di molto di meno sul 4 è la più di autoscindi di Traum. Sì. Ma perché ha tanto più landing lag, fa un botto tipo. Vero. Se non vedere il servizio così lento mi fa stranissimo. È molto brutto. Questo è stato uno dei cambiamenti stilistici più belli di altri, secondo me. Il side B di Marta e Lucina, che è effettivamente una mossa veloce, molto figo. Non che non fosse una mossa forte, perché è sbroccatissimo questo gioco. Combava in cose, mi sa, il side B. Tutto quello che vuoi. Mamma. Vabbè, no, era tipo combo un po' fit, side B aereo in cose. Però come kill move fortissima, side B in aria uccideva. Cioè side B 3 in side B 4 verticale, capito? In questo lato. Comunque a me sconvolge come tra 4 ed Ultimate non si è cambiato un granché. Cartina è uno dei abuser di salto più grandi che abbia mai visto. Facci caso, lui fa sempre saltino, colpisce e lui fa doppio salto. Ok. Ma salto Cartina qui. Appunto. Bello questo video. Bello, molto, molto bello, molto bello. Steph di Marco qui fa il suo. Lì avrei sognato un footstool. Lì avrei sognato un footstool perché l'ho visto arrivare, l'ho sentito nelle vene. Io ho visto un suicide verso destra, ti giuro. Ma secondo me non avrebbe connesso lì. Ci sta. Doppio perfect shield dei ragazzi qui. Livelli alti, signori, livelli alti. 4 frame, mi pare. Sai che non mi ricordo, a me per 3, però forse 4. Okay. Tecca, Mark, qui. Bam, bam, bam. Anche sì. L'ultimo hit, sì. Può fare SDI su quella roba. Connette molto, in aria soprattutto non connette quasi mai. Quando Cloud è in aria. Sto Cloud è meglio di Tsurugi, raga. Come si vede? Okay. Morto? Sì. Ultima occasione per Cartina per portarsi un po' a casa il game. Per avere una chance in questo set. Perché se perde questo qua è finita. Ciao! Uff. Sì, sì, sì. È finita. 3-1 per Mappins. Che va avanti nella sua bracket run. Cos'è? Se la gioca per il quarto posto. Cartina sì. Fuori al quinto posto. E il prossimo set. Sì.